Buongiorno e bentrovati al salotto acquatico di Swim Biz. Siamo qui oggi con due fenomeni. Beh, Marcolino. Io sì, Sebastiano Campagni, buongiorno. Com'è stare al centro federale con questo fenomeno? Ma meno male, per adesso non ha ancora scavalcato il balcone, non mi ha fatto nessuna improvvisata in camera. Mi ha detto che scappi intanto buonasera da qua. No, mi piace andare nei balconi degli altri, guardare le rendine. Degli altri o delle altre? No, sull'altro. Qui c'è anche la coppia reale, lo sapete? Sì. Loro sì. Stanno separati, separati. Questa è una notizia. Anche noi due siamo separati. No, sì, purtroppo. Tanto lo tocco io. Sì. Senti, ma il tuo amico di Tora che fine fa? Lo vogliamo salutare? Verrà? Ciao Mirko! Mirko, tutti i bolognesi, l'Arianna, Pacchinelli, la Bianchi, sono tutte ad allenarsi in un'altra piscina, tenere lo sterlino perché non è ancora aperta. Oh, è un problema mica. È un problema molto grosso, infatti speriamo che risolvano questo problema almeno entro ottobre, quando ritorneremo a... Ottobre, quando insomma... Sì, quando smetterà di nuotare. Esatto, la stagione è già avviata. Esatto. Senti, io... Fagnone, scusa, ma lui invece non ha problemi a Firenze. Ma insomma, io da agosto fino a novembre avrò la piscina chiusa per dei problemi al tetto che devono rifarlo. No, lui si allena qua, lui. Esatto. Sì, si allena qua, però sta anche a Londra, quindi non c'è problema. Ah, vero, via a Londra? Sì, mi dice che forse riesco a... parlare l'inglese? Sì. Pennellone sembra più alto, mi tocca mettermi due, tre, anche a me, salire un po'. Non è nei cuscini oggi, eh? No, non è nei cuscini, no, sta benissimo così. A proposito, facciamo un po' i seri, perché dobbiamo dire che al Sette Colli l'idea vostra, con il copyright della frase "Uniti si può", ci sono le magliette per... Diciamola meglio, l'idea di Sebastiano è stata una bellissima idea. Ho coinvolto subito Marco perché so della sua vena molto estrosa, quindi di riuscire a coinvolgere le masse. Grande. E quindi è partita un po' così, prima in sordina, ci siamo prima organizzati tra di noi e poi piano piano lui a Bologna, in Emilia Romagna, coinvolgendo le varie tribù locali. Ci sono le magliette, invitiamo tutti quanti gli amici di Swim Biz e tutti quelli che verranno al Sette Colli a acquistarle. Ad acquistare, a fare magari un'offerta, se uno non vuole acquistare la maglietta, insomma, per aiutare questa popolazione in grave difficoltà. E mi pare la cosa assolutamente migliore. Ti saluti, scusa. Ciao Fede. Ciao Fede. Ciao. Passa a Pellegrini, quindi tutti quanti frustrati. Comunque, volevamo dire, comunque ci sono vari stand da una tribuna all'altra dove vendranno queste magliette e ci saremo anche noi. Le indosseremo. E poi soprattutto presenzeremo anche ai vari banchini per, non so, per autografo. Esatto, per autografo. Mi pare un'operazione eccezionale. Mentre noi parliamo, dall'altra parte si stanno facendo, è incredibile, il caffè da soli. Esatto, qui al bar. Veramente. Io non vado perché sennò scopo a vedere tutto. Quindi la grande tribù e la grande famiglia, ragazzi, è nuovo. Siamo molto bene. Siamo pochi ma buoni. Pochi ma buoni. Sì. Che la selezione c'è la 4% stile, la 4% stile femmine, 4x2 stile femmine, 4x2 maschile, 4x2 maschi e vari atleti. Il fondo maschile, esatto. Pallanuoto. Stiamo molto bene. Fatto una partita pallanuoto, abbiamo vinto. Ho visto. Stiamo facendo il gol, la bestia. La Fede ne ha fatte 3, però prossimo giro olimpico magari. Primo giro adesso. Che c'è qualcuno che da nuoto passa Postiglione, no? Anche Bismara, anche Romagna, e niente, comunque anch'io quando smetterò a nuoto andrò a fare il centro boa, non come Rossetto che gioca a ping pong, è fortissimo, anch'io sono fortissimo, cioè me la cavo, sono scarsissimo, troppo alto, è un po' lento, non hai niente a fare ping pong a manetta, ragazzi, siete stati gentilissimi, grazie di vedere, grazie a te, grazie a te per la visibilità del salotto acquatico. Esatto. Ci vediamo sicuramente a Roma. Yeah. Ciao. Ciao. Uniti si può.